Trippin' get you Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin' get you Mariah? Shawty look good in the moonlight. Chi ha vinto tra Android e Apple? Ok, sì, ragazzi, come avete letto dal titolo e anche dalla sintesi vocale di chi ha parlato di CapCut, infatti avete visto che questa cosa ve la voglio dire. Chi ha vinto tra lo scontro di Android e iOS? Beh, questa cosa è facilissima. Ha vinto Android. Sapete perché? Ora ve lo dico. Android è stato il primo sistema operativo che hanno creato. È stato creato nel 2008... in Europa, se non sbaglio, nel 2008, 23 settembre. Quindi ora vi voglio dire una cosa: nel 23 settembre 2014 sono nato io, quindi vi voglio dire un'altra cosa. Allora, il primo sistema operativo che è stato creato era Android, ma Android non ha vinto solo per la qualità di fotocamera e di videocamera. Infatti ha vinto per le nuove funzionalità che ci sono. Tipo, ad esempio, guarda avanti, la funzionalità, se ce l'avete, beh, va tutto bene questa modalità, perché se voi vedete, i telefoni sono una specialità tecnologica. Tecnologica, infatti, sì, per chi non lo sa, Android ha la funzionalità guarda avanti nell'accessibilità. Infatti, guardando sui cosi, nelle impostazioni, andate su accessibilità e scorrete un po', ma poi guardate che c'è scritto guarda avanti. Infatti se voi l'attivate vi dirà un po' di cose, ma se di solito non fate quello, non vi dice i dati personali vostri, però vuole saperli, vuole sapere queste cose che vi dirà. Quindi vi dirà solo posizione e se fai attività fisica. Io gli ho detto sì, ma per sbaglio, quindi lo voglio un attimo correggere. Però comunque, ragazzi, ora vi dico dove lo potete trovare. Scusate, raga, mi ero confuso, non era su accessibilità, ma se non mi sbaglio era su benessere digitale, controlli. Ok, allora, se vedete qua, vicino al controllo genitore, c'è mostra icona dell'elenco di app e sopra c'è guarda avanti. Questa modalità, vedete che infatti c'è una persona che sta camminando e vi dice di guardare avanti, perché può venire una macchina o qualcosa. Se io l'attivo, si attiverà automaticamente di scorso la posizione, che sia attività fisica. Ed ecco qua. Quindi, beh, questa cosa è stata facilissima e quindi ha vinto Android, ma anche per la funzionalità dell'accessibilità, perché infatti non è su accessibilità, ma è su controllo genitori e benessere digitale. Infatti, beh, per chi non sa, ce l'hanno tutti i dispositivi questo mod. Infatti, come vi dico, questa modalità vi permette di fare attenzione quando la macchina vi sta arrivando addosso, o un monopattino, una bici, qualcosa di tecnologico, e anche una macchina elettrica, tutto. E quindi il telefono vi invia una promemoria: guarda avanti perché c'è la macchina. Quindi lui, invece di suonarti, fa beh 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 beh, no, non ti strona le orecchie, ma invece ti invia una notifica e ti fa il sound della notifica. Quindi è bello, bello questa modalità. Ma anche per le nuove funzionalità che ha aggiunto all'accessibilità, ad esempio per gli anziani. Per chi sta guardando questo video e non sa niente, il talkback serve proprio per usarlo. Ad esempio, se io premo qua due volte, si attiva il talkback sul tasto, velocemente, sul tasto di... No, aspetta, su il due tasti di alza volume a bassa si attiverà il talkback. Cos'è il talkback? Ascoltate, fate attenzione. Il talkback è difficile da sbloccare, infatti da togliere. Allora, infatti il talkback serve per gli anziani, per chi è cieco. Infatti, ad esempio, se io mo voglio fare, sono cieco, non vedo un ca. Non voglio dire la parolaccia. Ma non vedo niente, come faccio a scattare una foto, ad aprire le app?
attivi il talkback e lui, invece di farti lo stupido che ti dice vai di là, vai di qua, vai di là, invece lui ti dirà, se prendi una cosa, lui ti dirà notifica, wifi e altre cose. Va bene ragazzi, per questo è tutto, oggi abbiamo finito il video, ci sentiamo per un nuovo video. Ecco lo scontro di chi ha vinto, Android. Ciao ragazzi!